Buongiorno, io sono il dottor Gianfranco Pisano e il mio campo di interesse principale, se non addirittura esclusivo, è l'osteoporosi. L'osteoporosi è una malattia metabolica delle ossa che sta diventando sempre più al centro dell'attenzione delle persone e sempre più interessata e che va a interessare persone sempre più giovani. Non è più una malattia cosiddetta della vecchiaia, ma una malattia di persone che anche sono molto più giovani, 40, 45, 50 anni. Questo che cosa comporta? Comporta la necessità di poter sviluppare delle strategie terapeutiche che non siano legate esclusivamente a farmaci di sintesi, ma che possano sfruttare quella che è la potenzialità dei nutraceutici, che può andare ad influire positivamente su questa. Io oggi sono ad un congresso organizzato per proprio parlare ed allargare gli orizzonti su quelle che sono le terapie che possono interessare anche tantissime persone, indipendentemente dalla mia specializzazione. E io oggi parlerò di alcune cose importanti e che utilizzo quotidianamente nella pratica clinica. I donatori di ossigeno, tipo il Cellfood, che tra l'altro ho utilizzato personalmente nei momenti anche un pochettino critici della mia vita, dei donatori di silicio, e soprattutto del sulforafano, che è una molecola che sta, tra virgolette, esplodendo, perché negli ultimi anni è stata non solo studiata per quanto riguarda la sua attività antiossidante, importantissima per quanto riguarda l'osteoporosi, ma anche per la sua attività antineoplastica. Ma ultimamente è stata studiata e sempre di più per quanto riguarda l'attività antiosteoporotica, che con vari meccanismi di azione. È chiaro che un intervento ad un congresso di 20 minuti non potrà allargare tanto gli orizzonti, però il futuro è una scuola di alta formazione che prenderà in considerazione vari aspetti, tra cui anche in maniera molto, molto più allargata per i colleghi medici, in modo che possano costruirsi una cultura della nutraceutica e che quindi potrò parlare, spero, in maniera molto più dettagliata di questi argomenti.